Bene, è le 7. È le 8. Da quando è morto il prete, queste campane non ci si capisce più niente. Non si sa si suona l'ora solare, si suona l'ora regale, si suona prima, si suona dopo, si suona morto, si suona quando gli pare. E fortuna che ne ho fatto cavare i quarti d'ora, sinotto e da sentì che musica tutto il giorno queste campane. Ma adesso io però, scusate, ma devo pensare per la tisana del mio capitano. Ma basta con questa tisana. Qui ci vuole un buon barbo. Ma capitano, il barbo non vi fa male. Silenzio, io voglio morire. Ah sì, va bene, ma per quello basta il diabete, il colesterolo, il trapianto del fegato e tutte ste robine. Sì, non ci provare nemmeno ad annacquare il mio barbo. Ma scusate Guglielmo, mi scusi signor capitano, ma se proprio avete sete, ma perché non bevete un bel bicchiere d'acqua? Acqua? L'acqua è pericolosissima, ho visto tanta gente che con l'acqua c'è addirittura annegata. E poi non preoccupatevi della mia salute, io voglio morire. Oh signore, sì va bene, l'avete capito che volete morire, ma... È solo che devo ritrovare prima il mio tesoro. Oddio, questo tesoro, questo mi fa da materia. Secondo me è anche mezzo rincoglionito. Oddio, ne dovevo dire, ma me l'ho detto. Ma questo tesoro, e mi hanno capito che vuol dire, che è il che cerca, che ce l'ha dentro la testa. Ma va sapere tu che pensa. Ma scusi, signor capitano, ma... Sì. Ma se voi morite, poi tutto questo... Tutte le vostre cose, i vostri soldi. Le cose ci sopravvivono sempre, mentre per noi uomini tutto finisce, anche se per poi rinascere. Ma capitano, ma un uomo come voi, che ha sfidato i mari, le tempeste, il mondo intero, ma vi arrendete così? C'è il tempo per ogni cosa, e adesso io voglio morire. Solo che devo ritrovare il mio tesoro e farlo in fretta! Oh, poretta me! E non apre nessuno. Oh, quelli della sicurezza qua li cerchi in c'è mai. Body guard! Ecco me! Body! Ci sei? Ma se solo, tu è quell'altro! Body! Vieni che vuole la signora! Eccomi, vieni, eccomi, vieni! Eccomi! Ecco, anche io so! Positivo, comandi signora. Body e card ci siamo. E te fatto che fai coglioni? Sì. Allora se ci siete, ci t'aprigite. È tre ore che sonano. Mi raccomando però, voi altri dovete controllare benissimo tutti quelli che entrano e che dentro. Va bene? Va bene. E un'altra cosa. Okay. Ricordatevi, il capitano oggi non riceve nessuno. Chiaro? Chiaro. Oh. Mi raccomando, Dimmi a aprire. Chi è? Vengo avanti. Andiamo. Vieni. Ragazzi, vieni qua, qua. Qui. Sì. Allora, sì. Dio Madonna. Sì. Chi sei tu? E che vuoi? Calma. Io sono Gualtiero e vengo dalle terre di Piero. Uh-huh. Silete la chiave dell'11. Sì. Sembra pulito, sembra. È pulito. Allora, che te manca? Dimmi. E poi ci vediamo. Ve l'ho detto. Sì, che io c'è? Sono Gualtiero e vengo dalle terre di Piero. Scegliete la nostra chiave dell'11. Oh, buongiorno. Lei è il nostro vicino di casa, sì, vero? Sì. Piacere. Elisabetta sì. Di Nando, sì. Detta Sissi. Ma che cosa vuole? Ve l'ho detto, mi serve la chiave dell'11. Ora sistemeste i cavoli dei campane che sono quanti cavoli mi perdo. Oddio, il mio cocco si è ringraziato il signore. Guarda, giusto queste campane non ci capisci più niente da quando è morto il prete. Ma... Come hai detto che ti chiami? Sono Gualtiero e vengo dalle terre Piero. Ci lette sto cavolo di chiavi dell'11? Io c'ho tutto, non ti preoccupare. Aspetta, arrivo, te la porto subito. Va bene. Sono sicuro perché io c'ho ogni cosa, sono attrezzata bene. Eccola, pronti. Ale, la chiave dell'11. Grazie. Prego, cocco, prego, grazie a te. Ah, scusa, ma mi hanno detto che...
Tu sei uno che si arrangia fa un po' di cose, se fai, se fai sì, tutto, insomma, no? Io mi arrangio a fare tutto, se deve essere qualcosa, facciate un fischio. Ah, va bene, bene, va bene, va bene, grazie. Grazie. Accompagnatelo. Va bene, Chimo. Ma chi era quello lì? Oh, signor capitano, è quello lì! È il nostro nuovo vicino di casa. Sa, da quando è morto il prete la casa parrocchiale è rimasta vuota. E allora il vescovo ci ha messo a lui, ci ha messo. Si chiama Gualtiero. Ah, e che fa di mestiere, intendo dire? Ma, ha detto che è capace a fa un po' tutto, si arrangia a fa un po' di tutto, insomma. Ecco, di sì. Tutto? Sì. Bene, bene. Pensavo proprio di installare uno specchio lì. Uno specchio... qui? Sì. E che cosa ci fareste con uno specchio qui? È un finto specchio, uno di quelli che da dietro vedi tutto ma da davanti non vedi niente. Voglio controllare dov'è il mio tesoro. Sì. Ma adesso io voglio morire. Dov'è la bottiglia dell'acido? Morire. Scusi capitano, un attimo, per favore. Ma se voi morite, no? Questa casa si riempie di gente, tutti vengono a salutarvi, tutti vogliono rendervi omaggio. E io non me posso far trovare tutta, insomma, tutta sgombigliata così, insomma, no? Quindi bisogna che mi date il tempo di prepararmi. Io voglio morire, voglio morire! Sì. Questo è i tuffori. Da quando mi dice che vuol morire, poi io non ci capisco più niente. Ma la cosa bella è che lui ne sa, ma io già l'ho fatto morire. E se... Perché 2 settimane fa ho scritto un post su Facebook, su tutti i social, insomma. Tu dicevo che lui era morto, perché se è vero che vuol morire, ma io da cercare il testamento. Perché è una vita che la vado, qualcosa arada. Però questo testamento non si trova. E non solo non si trova, ci danno un giro 3 copie. E adesso io in qualche maniera devo rintracciarle. E allora ho montato su tutta sta faccenda sperando di... No, che le cose agirono bene per me. Però moglie, mi tocca fa modo che lui tanti 2 giorni mi campa. E allora, ecco, adesso faccio così. Levo la valichina, ci metto il whisky, no? Così almeno lui è contento, beve, pensa di lui. E invece, vedi bene, tu che roba, ecco, sei perfetto. No, molto bene. Oh, adesso sei bene. Sì, sì, così penso che pulci. Body! Guard! Body, ci sei? Ma perché ne pago 2 se sempre solo tu? Se può sapere? Body! Vieni, vieni! Ma chi è la signora? Che c'è? Che c'è? Allora, statemi a senti bene perché vedevo di una cosa importantissima. Vede? Il vostro padrone è morto. No, okay. Ma quando? Io sapevo anche che stia male. Caero, parino. Finitela! È di là, ma è morto. Allora. Voi altri dovete controllare tutti quanti bene quelli che entrano nella sua casa. Va bene? Ma quando? Perché? Ne abbiamo detto manco il rosario. Ma poi che chiamo manco il prete che... Poretta me, voi altri siete proprio tardi, eh. Allora, ascoltetemi bene. E il vostro padrone è morto. È stato cremato e le ceneri e me che dentro. Me ne? Sì, la tocchete questa voi altri. Allora, adesso voi altri, piazzate me qui, fate la guardia ma sta cosa e controllate tutti quelli che entrano dentro sta casa, va bene? Va bene. Stata chiara? Sì. E soprattutto acqua in bocca, mi raccomando, eh? Va bene. Ah, capito. Svegli, eh? Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, ma che bei ragazzi! Prego, prego, ma... signore. Ma come se ho girato il mondo, ma ragazzi come voi proprio non li ho mai visti. Ma siete proprio... Lei chi è, signora? Io? Io sono Lola, l'artista di canto e di ballo. Ma voi siete proprio veramente belli. Sono venuta a salutare il mio capitano. Ho letto su Facebook che il mio Guglielmo è salpato per il mare dell'aldilà. Vorrei dargli l'ultimo saluto. Estolo, fette pure, bacettolo, quanto è tu qua, però mi raccomando, fa bene, mi abbraccio, forte, amore mio, perché sei stato la luce della mia vita, il mio faro, ma perché?
Ma si può sapere com'è morto? Ah, ne so com'è morto. È malato, è morto. Eh sì, improvvisamente, misteriosamente, come è vissuto e anche morto. Lei, la signora Lola, vero? Sì, io sono la Lola artista di canto e di ballo. Ah, di ballo soprattutto, direi. Sì, ma guardi che prima non ero così, ma ah. Mi ha pestato un piede. Ma... Ah, va bene, va bene. Ma lei chi è, ma la governante? La governante? Perché non potrei essere la moglie? Dopotutto lei è tanto tempo che non vede il capitano, vero? È vero, ma me faccia il piacere, il capitano. Il capitano non era il tipo da prendere moglie. Al limite avrebbe preso me. Deh, sora Lola, facemici a capire, Guarda, dopo si dice il rosario, si può aspettare, questa è la scena, se no quella è la porta. Aspetto qui dal mio capitano. Brava, buona buona, Pesciolino l'ha inchiappato. Sembra più una sarda, però va bene. Chi è? Vieni, signor. Sono venuta a vedere il mio bel capitano. Oh, sì, signora. Oh, ma poverino, ho saputo. Ho letto su Facebook che è salpato per il grande mare dell'aldilà. Sì. Ma com'è morto? Ah, ne so. Aspetta, gliel'abbiamo detto. Ma proprio più vuole, Chiche. Oddio. Amore. Fette pure. Amore mio. Sei stato la luce della mia vita. Il mio faro. Che ne nati col faro. Oh, mio, questo faro. È malato, è morto. No. Oddio, capitano. Com'è? Buonasera, signora Miuccia. Miuccia lì, Miuccia Pratesi detta lì, mi dico bene? Ma lei mi conosce? Ah, allora lei è la governante. La governante? Sì. Ma perché non potrei essere la moglie? Dopotutto anche lei è tanto tempo che non vedeva il capitano, vero? Oh sì, oh via, è molto tempo che non vedevo il capitano. Ma Guglielmo, il mio Guglielmo non era tipo da prendere moglie. Nel caso avrebbe sposato me. De, sora Miuccia, anche con te, facemmi capire, dopo c'è il rosario, si può aspettare, questa è la scena, se no quella è la porta. Aspetto. Brava. Grazie. Il secondo pesciolino, questa è una bella alicetta, Però... Vieni. Ciao, je suis Marcel Gourmet, lo chef. Sono venuto a dare l'ultimo saluto a colui che è stato la luce della mia vita, il mio faro, il mio modo sicuro nella grande burrasca della vita. Ciao, Guglielmo, dove sei? Dov'è? Donna, dammi sto a fare. E che come è? Donna, maestro, ascolta, me rompi, ma fai piano, e dagli un bacino qui. Mon Dieu, mette in alto e pudre, Guglielmo! Non mi rompere! Ma cosa dite mai, due bei ragazzi come voi? Due tre joli! E tu? Tu e tre! Mon Dieu, come si può rompere il legame della complicità, dei sentimenti, dell'affinità, dei gusti? No, soltanto gli schemi, quelli si possono rompere! Dario, ma tu qualcosa, hai capito? Io no! Io niente. Su ragazzi, su, ditemi, miei bei ragazzoni, come si è spento il faro della mia vita? Come si è spento il mio faro? Ma fa che spegnere il tuo faro? Non funziona più. È morto, tutto un tratto, grinzo. Ciao, madame, ho i bagagli qui sotto da portare nella mia chambre à coucher, nella mia camera da letto. Mi raccomando il mio beauty case perché senza di lui sono perduto. Su, un po' veda, lì la governante, no? Governante? Ma perché? Non potrei essere la moglie? Moglie? No. No, madame, se tan possibile, glielo garantisco moi. Guglielmo era... aveva altri gusti, Guglielmo. Piuttosto le ricordo che ho i bagagli da portare nella mia chambre à coucher e mi raccomando il beauty case perché senza di lui sono perduto. Vite, lei è la governante, no? De Barbie! Oui? Dove sei
Marcel, ve? Parbleu, madame, lei mi conosce. Tu sei Marcel Gourmet, lo chef. Oui. Del ristorante Au Picardie, oui. Ristorante stellato. Una stella tra sé, no? Delizza, no? Oui. Dove veniva il capitano ogni tanto quando era dalle vostre parti, dico bene? Oui, madame, c'est moi, in persona, enchanté. Sì, enchanté o no, ascoltami a me. Fra un po' si dice il rosario, si va aspettare, questa è la sedia, se no quella è la porta. Rosario? No, 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 madame, c'est impossible, glielo garantisco moi, Guglielmo era ateo. Eh beh, Guglielmo semano, gli altri no, e allora si va aspettare, mette da sedere e basta, ecco, e basta. Io ho contato 5. Ho detto che è le 6, punto. Allora, il prete mi ha detto che non può ogni so, mi ha telefonato. E allora io ho pensato che nel frattempo potremmo tutti insieme brindare in onore del nostro capitano. Che cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con questa cosa? Sì, va bene. Siete d'accordo? Sì. Oh, bene. E allora così avremo modo di ricordare i tempi del nostro capitano, no? Quando avete modo di parlare, di raccontarci. Sì. Ecco qua. Olè. Oh. Mi scusi, signora Miuccia, ma sa, porta bene. Sì, no, il capitano sarebbe contento, non si preoccupi, porta bene, un goccino fa bene, non si preoccupi. Prego, signora, prego. Marcel! Oui. Lei gradisce? Oui, un petit peu. Sì, un petit peu. Ali, va bene così? Pensa che vada bene? Va bene, signore, tutto a posto? Parbleu! Blanc de noir! Mon Dieu! Colore chiaro e raffinato! Che persistente perlage! Uve baccanera di pinot noir, pigiate delicatamente, bucce subito separate per evitare il colore rosso. C'est magnifique! Ah, ma vedo, signor? Je suis Marcel, madame, Marcel Gourmet, le chef, enchanté. Oh, vedo che lei è un grande conoscitore del fantastico mondo dei vini. Oui. E allora? Porca maiala, vado a prendere io una boccia del mio Sangiovese. I ragazzi del Liscio ne andavano matti. Liscio? Ma che sai, Liscio? Che sai? Je sais pas, je comprends pas, mon Dieu. Che sai? Il Liscio romagnolo, la nostra tradizione. Il capitano era un vero ballerino. E come stringeva il mandrillo quando mi diceva che ero il suo unico grande amore. Ascolta, il suo unico e grande vero amore del capitano ero io. Ma non credo proprio che eri tu. Ma come si fa? Ma ascolta, il vero grande amore ero io, vero e raffinato come le cose che compravamo insieme. Guarda questo broccato di raso comprato a Venezia in una delle nostre fughe d'amore. Altro che. Ma questo è mio, ero io l'amore del capitano, ero io. Se può possibile, amore. Ma che cosa ne sapete voi donne dell'amore? Che cosa ne volete sapere voi donne dell'amore? Amore vuol dire essere liberi, amore vuol dire rompere le catene dell'ipocrisia. Amore vuol dire trasgressione, come le nostre notti d'amore a Mykonos. Le ricordo ancora, io lo sento ancora, lo sento. Gente,
Ascoltate, per adesso Rosario tocca aspettare un po' che ancora non c'è. E dopo però io vorrei sapere perché siete venuti mai qui e che cercate più che altro. Oddio, oh, scusate. Oh, mica non ce l'avete una coppiglia? Gualtiero, una coppiglia ce l'avrò anche, sicuramente ce l'ho, ma mi pare tanto il momento questo, però, Una coppiglia? Che scherzo è una coppiglia? C'è se pace questa è una coppiglia, questa, ecco, grazie, grazie. Ma che brutta gente, ma... Quando tutto questo sarà mio? Tuo? Ma casomai sarà mio, io il capitano... Ma tu è il capitano cosa? Semmai io è il capitano. Écoutez-moi, mesdames, j'ai qui un documento che attesta che tutte le proprietà del capitano sarebbero state mie una volta che... Basta così, bambolo. Ho qui io il documento che attesta che l'erede del capitano sono io. No, c'est moi! Io sono l'erede. Voi siete donne, ma cosa volete sapere voi donne? Volete sapere cosa diceva il capitano delle donne? Cosa? Non ve lo dico, ma... no? Configura. Basta, finitela! Allora, il prete mi ha chiamato e in Ciponni mi ha detto, ecco, body, dà la tua benedizione per favore. Io? Un po', sì, pagaremo. Per bene? Amen. 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 Allora, adesso tutti a letto, per stasera ve ospito io mica dentro, ma domattina andale, tutti via. Allora, Marcel! Oui? Per te c'è la stanza della cambusa. Guarda, laggiù sul corridoio, in fondo a destra c'è la tua stanza. I miei bagagli li ha fatti portare. Arrivano, volano, arrivano anche loro. E il mio biotichesi, perché senza di lui sono... Anche quello, cammina. Sono la Lola. Sì. Per lei c'è la stanza dello blocco. Se vuole può andarci danzando. Certo. E lo stesso corridoio in fondo a sinistra. Prego. Grazie. E sora Miuccia, per lei invece la stanza del veliero. Voli verso la casa, voli. Dritto, la porta dritto in fondo al corridoio. Voi altri due, aria, che tanto abbiamo capito che ben che ci sto da meme qui. Oh. Ascolta, Gualtiero, fa qualcosa ma ste campane perché... Ci sto lavorando, cos'è? Prova a servire il bambino... To! Pigliami cosa, basta che gli fai qualcosa. Grazie. Per l'amor di Dio, guarda, non ne posso più con queste campane stasera, Oh, sono arrivati tutti e tre i pesciolini. E c'hanno anche i documenti con loro. Adesso, ad arrivare... Dico io, questa la chiudiamo, se no può darsi. È arrivato. Stella, vieni, che so? Anche tu hai ragione. Vieni, cocca, vieni. Eccomi, zia, eccomi. Ma tu mi hai chiamato e come sempre sono arrivata di corsa, ma che è successo? Niente, non è successo niente, tutto ma a posto. E il capitano come sta? Bene, morto. È morto il capitano? No, non è morto, cioè è morto, sì, ma ascolta. Tu mi da fai finta di essere un avvocato. Io? Sì. Un avvocato io? E certo. Ma allora mi devo dare un'arlocata però. Bene, t'arlochi vicino alla stanza mia, ti ho sistemato vicino a me, vieni via che ti spiego. Mi da finta di essere un avvocato perché adesso c'è da fare un po' di imbrogli. Basta, è ora di farla finita. Voglio morire. Ah, però, quanto è buona sta varicata.
carina. Ce l'avete una bomba del gas? Non c'è nessuno, saranno tutti a letto. Ma io faccio la più da me. Accidenta loca! Non funziona! Non funziona il wifi! Ma è nemmeno canale 5! Nella toilette non c'è la bajou e non trovo il mio beauty case. Signora serva, se fa possibile. Allora, facendomi sa capire, prima cosa, io mi chiamo Elisabetta Di Nando, detta Sissi. Seconda cosa, io non sono serva di nessuno. Terza cosa, se può sapere perché dormite? Non funziona il wifi e nemmeno canale 5. E nella toilette non c'è la bajou, non capito. Trovo il mio di casa. Vediamo. Allora, questo è il modem. Più vicino no, eh. Questa è l'antenna e questa è la bajou. Merci. Ah, mi raccomando, l'antenna da stare per ritto. Ma scusi, e che significa? Significa, Natale, che questo coso lei lo deve tenere in mano stretto, farlo stare alto, dritto, eretto, con grappello eretto. Allora guardi, lo tenga lei, io vado a vedere se funziona, canale. Ma lui lo prendo in mano se passa un problema, ma sono mica una donna io. Allora, funziona? Non funziona! Mettena! Non funziona! Madame Lola, s'il vous plaît, prendetelo in mano voi questo coso. Stringetelo forte, tenetelo alto, dritto, eretto. Vi rappelle, eretto. Provi a camminare verso la porta, su. Sì. Funziona? Non funziona! E non funziona! E mettena? Non funziona! Sa marce pa, Madame Lola. Lo deve tenere stretto. Eretto. Sì, su, sì. Provi ad uscire dalla porta. Ma ascolti, ma lo vuoi tenere là eretto, per favore? Oui, lo tengo in mano moi. Se passa un problema, pur ma sono mica una donna. Io. Mi è corso un brivido di terrore lungo la schiena. Oh, funziona! Canale 5 funziona! Guglielmo!
Come ha fatto? Il meccanismo girava piano e io gli ho dato un po' di gas. Bravo. Cos'è che funziona la bajur? Senti, 5 tacche, senti che musica! Bravo. Quando prenderò l'eredità, sarete tutti i miei accoliti. Semmai, quando io prenderò l'eredità, voi sarete parte del mio corpo di ballo. Ecco, te, moi, mesdames, quando ci sarò le padrone di tutto questo, voi sarete le dame de ma cour. Oui! Ma cosa dici? L'erede sono io! Sono io l'erede, e ho qui il documento che lo attesta. Guarda, questo è il documento che conferma, firmato di suo pugno dal capitano, che l'erede sono io. Ascolta, suora Miuccia, torna ai tuoi salotti. Dirò e tu, chef, vatti a sedere di là sopra quel muso, va. Ma guarda, ma... E cosa, eh? E cosa? Regardez-vous, madame, regardez-vous. Questo è l'atto che mi consacra Esprit de la Nuit, firmato alle Folies Bergères, dalle Privé du Capitaine, après un cancan, oui, après un cancan. Con le voulez cancan, madame? Sì, anche questo. Che no! La notte è buia e tempestosa, ma io sarò la luce del faro che vi salverà dal naufragio. Un fantasma, aiuto! Mi è corso un brivido di terrore lungo la schiena. Servia la bajur, ma quello, eh? Ma che succede? Perché io ci niente, sto niente, bene, Stella, non succede niente, non succede, non ti preoccupare, procede tutto come previsto, tranquilla. Tutto come previsto che? Vale a dire che tocca sistemare certe cose e poi dopo... Sì, ma ste certe cose, quali sarebbero? Io non ci sto a capire niente, e il capitano è morto, non è morto? Allora, e il capitano? È vivo, però vuol morì a tutti i costi, no? Però prima di morì vuole trovare il suo tesoro, però io ancora c'ho da capire che è sto tesoro. Ma no? Sì, non è che sarà qualcosa nascosto da qualche parte, che ne so, boh, tipo una casetta di sicurezza. Boh, ne so, vedi sto foglio? Io l'ho trovato, tu la scrivania del capitano. Mette sopra c'è scritto che il capitano lascia tutte le cose a tre persone. La Lola, Marcel e la Miuccia. Ah, ecco perché hanno arrivati che tre. Eh già. Ecco. Perché io sapevo che c'erano queste tre persone in giro e il capitano ne sapeva che io il sapevo, però io non sapevo come rintracciarle e allora ho fatto finta che il capitano era morto. Ah, mo è chiaro, mo hai capito, quindi saputo della morte sti tre logicamente si sono fiondati qua. E certo. Così io faccio finta di fare un avvocato. Brava. Però che rapporti c'erano questi con sto capitano? Oh, ascolta, io mo che rapporti c'erano col capitano non ne so, perché sai, il capitano era un marinaio. Pablo Neruda ha scritto, i marinai baciano e se ne vanno, fanno promesse che mai manterranno. Ogni porto un amore. E quindi credi che ognuno dei tre... Può darsi, però ascolta, vedi Stella, io dentro mezzo a sto foglio, guarda che ci ho trovato, sto bigliettino, e guarda che c'è scritto tu sto bigliettino. Può far vedere? Toh,
Allora, questo testamento non avrà alcun effetto nel caso in cui il signor Guglielmo De Carolis trovasse il suo tesoro. Esatto. E io mi sono capito anche che vuol dire. Però il problema è che sta calligrafia è né del capitano. Perché io la calligrafia del capitano la conosco bene. Questa è del subavo. Hai capito? È del babbo del capitano. Oddio, sta cambiando. Mica ce l'avete il regolatore per la bomba del gas? Sì, c'ho anche quello. Io c'ho lì cosa. Però tu adesso me la spiegai che si fa a stora con il regolatore della bomba del gas. C'ho da fare una prova, domani ve la porto. Va bene. Body. Guard. Eccomi. Body, ci sei? Body, vieni, vieni. Io perché ne pago due e arriva sempre uno solo? Ma dov'è quell'altro? Vieni, 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 vieni. Allora, ascoltate, sì. Noi altri due proviamo già letto, però voi altri due e da stare qui finché ve lo dico io, per dovete muovere. Ah, va bene. Avete capito? Vieni Stella. Buonanotte. Buonanotte. Grazie anche loro, è vivo o è morto? Sarà morto, ma guardate come trinca. Quello che dico io, quello è un fantasma. Ma tu hai paura? Io no. Ma poi c'è morto, me l'hai? Io vado via. E anche tu sei tanto su via. Che macchia marrone che c'hai, che macchia marrone! Ma quanto è buona sta valichina. Madonna mia. Ma quanta ce ne vuole per morire? Quanta ce ne vuole? Oddio ragazzi, qui non si riesce a dormire. Addirittura mi è sembrato di vedere un fantasma. Oddio, un fantasma! Un fantasma? No, se fa possibile! Non esistono fantasmi! Ulele, ulele! Ho visto un fantasma! No, non è adesso, ma che c'è? Ho visto un fantasma! Ma sì, come un fantasma? Non esistono i fantasmi, no, ma no, io no. Io penso che guarda. Se fa possibile, non se esistono. Che stesso è? Mon Dieu, ne sono Art Cloche! Era troppo forte! Mon Dieu! Allora, scusi, vorrebbe dirgli un pochino, mi cancella un goccio di varichina. Sì, c'è quella del capitano. E voilà. Volevo usare? Sì. No. Ancora? No, ancora? No, no. Oui o no? No, 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 Ma io qui non capisco proprio più niente, proprio va. Che barco di mattiche. Possiamo stare tranquilli adesso? Sì, sì, tranquilli, tranquilli. Potete pure tornare a dormire. Però vorrei un attimo della vostra attenzione, perché vi dovrei presentare una persona. Prego, vieni. Allora, la signorina si chiama Stella, Stella Provvidenza. Lei è un avvocato ed è stata incaricata dal tribunale per attuare il testamento del capitano. Però voi gentilmente dovreste consegnarle alla signorina la copia del vostro documento, così che lei possa studiare bene tutto quanto e attuare tutte le cose da fare, sempre che sia tutto in regola, ovviamente. C'è poco da studiare, madame, c'è poco da studiare. Le voilà il mio documento, mademoiselle, le rete sono io. Ciao! Guardi, questo è il mio documento, l'erede sono io. Ma questo è il mio documento che attesta che l'erede sono io. Sì, 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 va bene, va bene. Adesso esaminerò il tutto con calma e poi domattina ne riparliamo, eh? Adesso buonanotte a tutti. Buonanotte, andate a dormire però, eh? Adesso che facciamo, andiamo a dormire? Ma purché non riappaia i fantasmi? Va bene, speriamo. Ma che fantasmi, no, niente fantasmi. Mesdames, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Mi si è portato questo François Perrault Mandarin, cognac delle champagne, che ci farà passare tutte le nostre paure. Oui. Prenez-vous, mesdames, prenez-vous.
Venez-vous, aussi pour moi un petit peu. Su, beviamo. Ancora, ancora. Sì, basta, basta. Venez-vous, madame. E li biamo, degli edicalici l'amor. E li biamo. Ah. E tua, François Peyromandarin. E tu è tre buone. Sì. Aiuto, fantasma, un fantasma, oddio. Allora era quello di prima. Mi è ricorso un brivido di terrore lungo la schiena. Il gemello si era proprio piazzato bene. Sì. Ci ha messo un po' a morire, ma tanto da quando che siamo bambini che dice che vuol morire. Il gemello, quello bello, sono io. Capitano! Ma che cosa fate in giro a quest'ora di notte? Ma siete impazzito! Non vi deve vedere nessuno! Ma come siete vestito? Ma che sei di? Chi sei? Marco Marconosci! Oh, poretta a me! Si vede che Marconosci è ubriaco! Va, tutte le bottiglie vuote! Capitano, forza, andiamo a dormire, vi accompagno alla vostra camera, andiamo a letto! Ma che sei a di? Anzi, mi dia le chiavi del garage che devo rimettere dentro la mia Harley. Che cosa più di tutta questa stamberga! Ma capitano! In motocicletta, a quest'ora di notte! Ma siete impazzito! Andiamo a letto, forza! A letto? Con te? Sì, che tanto le bottiglie avete finite! Forza, capitano! Andiamo a letto, vi ho detto! Ah, preferisco rimanere qui. Qui non ci potete stare perché non vi deve vedere nessuno! Siete morto! Oh, poi fate come volete! Ecco! Morto? Chi è? Stanco morto, sì, ma proprio morto no, Queste sono essenze inebrianti per la mia Chambre à coucher. Ne metterò un po' qui, un po' là. Vorrei ricreare un ambiente qui, ne metterò una qui. Vorrei ricreare un ambiente Mon Dieu, il mio fantasma! Capitare a quest'ora di notte, capitano, sei un birbante anche da morto, eh? Ma che cavolo sei di? Io sono arrivato in ritardo per colpa di quel meccanico di sta cippa che non mi aveva dato l'exhaust pipe originale della moto. Oui, mon amour, ma maintenant tu è qui e anche se tu hai un fantasma, io sento le tue vibrazioni, le sento, mi pervadono. Vibrazioni? Au, io... Sono tremato al freddo, sono arrivato con la moto, ma te ne vuoi andare sì o no? Oh, guarda questo, sì, sono ubriaco di te, dai, andiamo nella mia Chambre à coucher, dai, lì saprò riscaldarti, sai, prima un po' di sherry o delle bollicine, e poi... Dagli una chiusa, per favore, dagli una chiusa. Un cremando al Sass 2018, e li biamo, degli edicalici l'amore, li biamo. Ma che cavolo dei cremanti, li biamo, se ablaterà, ma te ne vuoi annassi o no? Ma la mia Chambre à coucher profuma di désir éternel pour homme. Ma li mortacci, ma non so capitato, ma chi sei? Come chi sono io? Chi è moi? Tu te rappelle pas de moi?
tu ti ricordi, non ti ricordi le nostre notti d'amore a Mykonos? Tu oublié quelle notti folli, 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 alle folie bergère, du Moulin Rouge. Mon Dieu, tu m'as oublié, ma io ti sento, io ti sento. Ma vedi che sei embriaco, senti, fammi fare una doccia, va, che sono tutto un polverato. Ma io ti... Mon Dieu, un fantasma che fa la doccia, se fa possibile. Je comprends pas, c'est pas possible. Giusto lei, signor Marcello. Oui. Come mai lei millanta una convivenza con il capitano? Millantare? Mademoiselle, je le garantisco che il capitano era qui giusto un momento fa. Oui. Ah sì, eh? Oui, e lo sento, lo sento io, lo sento. Vedi che abbiamo bevuto un po', vero? Un petit peu, mademoiselle, un petit peu, oui. Ma questa convivenza con il capitano sarebbe il motivo per cui lei reclama la sua eredità? Ma oui, mademoiselle, oui. Ma le ricordo che anche le due signore dicono la stessa cosa, eh? Ma sono donne, mademoiselle, le donne sono bugiarde, non dicono mai la verità, le donne. Sì, Scusi, a morire, mademoiselle, ma come le ha chiamate, signore? Signore. Lei non conosceva il capitano, vero? No, perché dovrei conoscerlo meglio? Oui, oui, mademoiselle, ma maintenant non si può più, poverino, il è morto. Oh, si ricordi comunque, mademoiselle, che l'unico erede sono io. Il capitano aveva qualcosa di selvatico dentro, nei suoi occhi. Io lo sento, mademoiselle, sì, lo, sì, sento, sì, lo sento, sì, lo sì, sento, lo sento, mademoiselle, sì. Le sue vibrazioni. Mi provato! Mamma mia, che gente strana, eh? Comunque, ricapitoliamo, va? Guardiamo meglio questi documenti. Dunque, allora, partiamo da Marcel Gourmet, va? Eccolo qua, profilo Facebook, celebre e chef a Nizza, al ristorante stellato O Picardie. Qui ci sono le foto, che ristorante che però è stato chiuso, come riporta il Nice Matin, per bancarotta fraudolenta. Addirittura. Interessante. Poi, vabbè, passiamo all'altra. Eccola qua, anche la signora Miuccia. Eccolo qua, anche lei periodo di convivenza, anche lei titolare di una ditta. Ditta che però è stata chiusa per bancarotta. Interessante. Poi andiamo all'altra, l'altra, eccola qua, la signora Lola, eccola qui, la stella delle balere. Anche lei convivente, anche lei nei guai con la finanza. Guai con la finanza, addirittura con la buon costume. Ah, buono. Sembrano proprio tre personaggi in fotocopia. Sì, sì, tutti un po' strani, tutti un po' equivoci. Però hanno il testamento. Ma mi manca sapere qualcosa, perché che rapporti avevano con questo capitano? Devo capirci meglio qualcosa. Qui non... mi manca qualcosa. Stella! Ma l'hai visto il capitano? Per me Bria... Guarda, c'è sempre le bottiglie in giro. Io ci scommetto che Bria... Ma che è sta puzza? Ma che è sta cosa? Desiree Eternel o de Courage? Ma che schifo! Ascolta, ma le, ti dicevo, ma l'hai visto com'è il capitano? No. Per me è briaco, guarda, tutti i bicchieri vuoti. E poi, l'hai visto come è vestito? La motociclista! Io, guarda, Stella, ho paura che mi manda a monte tutto il piano, vedresti il nero, eh? Senti, zia, io comunque ho guardato i documenti e ho visto, a primo occhio sembrano buoni, però tocca parlarne meglio. Senti, ti modellava che... Sì, aspetta un attimo. Bodyguard! Questi non c'è mai! Bodi! Ci sono! Ascolta! Tu è quell'altro! Fetela finita, insomma! Bodi! Vieni! Vuoi dito che non vi dovete voi finché ve lo dico io! Tutte le volte che vengo qua non ci siete mai! Fermi, mi qua sono attenti, eh! Oh, Gimo! Buonanotte! Mamma mia! Oh! Dov'è il mio capitano? Chi cercai? Il mio capitano, dov'è? Chi sarà? Il meredentro! Ah! Non se tocca! Ma come non si tocca? Non si tocca! 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 Capitano! 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 Oddio! Capitano! 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 Capitano!
signore, che ci fa qui? Ma come che ci faccio? Ma sei un fantasma, vero? Oh, santo Dio, sì. Vivo? No, ma... Sì, sono un fantasma. Ma ascolta, io sono venuta al tuo funerale. Oddio, ma forse sto impazzendo, ho bevuto troppo. Fantasma, funerale, ma che cavolo sa di questa qui? Ma certo. Insomma... Ma sei morto? Ti sembro morto? Non lo so. Vuoi vediamo. Che mi apro l'accappatoio sì. E ti faccio vedere se sto vivo o morto? Morto. Guarda questa. Oddio, ma che sta succedendo? Ma? Un fantasma! Scusate, ma mi cancellate una molla della sveglia? Sì, la sveglia, te la cerco. Sì. Ma che cavolo sei a di che molla vai cercando? No, questa, sì, sì Gualtiero, sì, questa. Sì, precisamente questa. Sistema ste campane sì. Per l'amor di Dio, me raccomando, eh. Perfetto. Ma capitano, ma se puoi sapendo gite a st'ora di notte... E mezzo nudo, insomma, ci volete già letto, sì o no? Forza, via sì. Che mi accompagno io. Sì, sì, sto impazzendo, perché questo non può essere vero, e non ho manco bevuto. Ah, manco poco, Gino, forza. Forza, gita letto. Madonnina, che fatica per badarli ma tutti stasera. Ah, io guarda, proprio ne posso più. E tu via il fantasma? Sembra che c'è. Ma c'è? Sarà inseppato. Sarà seppato mica dentro, speriamo. Ma che la senti che lei già senti? Cosa senti di un rumore strano? E hai seppato un'altra volta mica dentro per me? Per me no, vorremmo aprirlo. Aprimola, dai. Molto curioso, apri. E dura? Mio fè? La senti la fine tanta? Questa chi è? Ma come che è? Ma che c'è questa? Una chiave? Che è? È la chiave? Ma certo, che allora, è? Ascolta, tocca guardare. Disgraziati! Ma che ti faccio? Le rotto la rete? No, questa è buona, è sana! Ma io mi stacco la testa dal sana. Sana! Dalla a me testa! Chiede via! Chiede via subito! Mamma mia, quanto è cattivo! Non aiuto! La chiave? E chissà! Scusa, posto? Oh, Stella, andormi manco tuo cocca, andormi? No, non dormo, perché mi sono messa a guardare questi documenti. Allora? E a primo occhio sembra tutto regolare, però hanno tre atti in copia, che quindi senza l'originale non valgono niente. Però la firma c'è e sembra che sia vera. Sì, però loro non c'hanno l'originale. E guarda che ho trovato io. Questa potrebbe essere la chiave... Del tesoro che cerca il capitano, o meglio ancora, potrebbe esserci il testamento, va a sapere tu che io l'ho trovato ancora. Dichi? Dico. Ma... Tu ascolta, pensa a smascheresti tre, che ma il resto ci penso io, non ti preoccupare. Sì, io ci provo zia a smascherarli, ma senti una cosa, ma di anzi, no? Michele, ma che c'era, un fantasma? Oddio Stella, ma ti ci metti anche tu, cammina, dai, ci va a letto.
ragazze, venite, venite, vi devo dire una cosa importante, venite ragazze, venite. Che succede? Io penso, c'è qua, che quelle due, badante e mademoiselle, non ce la raccontano mica giusta, sapete. Io penso che loro vogliono invalidare il nostro documento, qui. Ma e allora che facciamo? Allora, tanto per iniziare, il mio documento non si invalida. Oui, oui, mesdames, ma per esserne certi bisogna trovare il testamento originale. E dove sarà, mon Dieu? Chi ce lo dice adesso, il morto? E perché no? Facciamo una seduta spiritica e ce lo facciamo dire? Ma o te? Dai cervello liscio liscio, ma, ma dico io, prendiamo un tavolino, ci mettiamo seduti, ecco, appare il fantasma che ci racconta tutto. Ma non ti sento un po' grullina? Ah, io grullano. Ma che bellissima idea! Oui, oui! E quelle chance! Le voilà le tavolino tondo! Ci mettiamo a sedere, incrociamo le mani, invochiamo il capitano. Io faccio la medium. No, non sei né di qua né di là, vedi? Cattivona! Su, non ci credo, ma non ci costa niente, proviamo. Su, incrociamo le mani, recitiamo insieme la formula magica e invochiamo il capitano. Ma ci vuole silenzio! Ma un po' di musica, un po' di liscio. Oh, santo Dio, sei mai un requiem di Mozart? Taisez-vous! Opus, opus, sator, arepo, tenet, opera rota. Opus, opus, sator, arepo, tenet, opera rota. Ma niente di niente. Ma, capitano. Ci sei? Taisez-vous! Gli spiriti amano il silenzio, l'infinito silenzio dell'aldilà. Su, riproviamo. Spirito del capitano, se ci sei, batti un colpo. Colpo. Ah, capitano! Sì. È lui, sì. Sì. Alakazam, simsalabim, vieni, mon capitano, vieni tra noi e sarai bentornato, sublime, capitano. Anima persa. Ci sei, capitano? Sono la miuccia, la tua gattina! Sento le vibrazioni, vieni, capitano, vieni, vieni! Sento le vibrazioni, sento le vibrazioni! È lui, è lui! Sì, che vibrazioni! Capitano! Ma io ho paura! Sì, sì, ragazza, è lui, è lui! È lui, è lui! Oddio! No, no, no! Ancora le cloche! Ma chi è che sono le cloche? Gli arena aperti, sì, tu giù, sono le cloche. Ma chi è che sono le cloche? Chi è? Scusate, tutti insieme, uno per volta. Ma fuori! Fuori! Che non fa la testa, non glielo basta con queste campane. Basta, basta. No, non è possibile. Su, riproviamo. Opus, opus, spirito del capitano, ci sei? Ci sei, sento le vibrazioni. Silenzio, silenzio, silenzio! La volete l'eredità? Oh! Sì, capitano, capitano, facci sentire se ci sei. Allora, basta, basta, basta! Dai! Su, capitano, dai! Ma capitano, io comincio a aver paura! Sei? Sono la tua miuccia! Dai! Capitano, ci sei? Guglielmino, allora tu è là, che brividi la tua voce! Riportati! Ma questo è sangue! Oddio sangue, no, ma io vado via! Capitano, sei esposto! Aspetta, fermi! Capitano, capitano! Dov'è? Dov'è? Dov'è il documento? Dicelo. Capitano! Dicelo! Oh, dov'è, capitano? Dici dov'è il documento! Dove? Eccolo! Dove, dove, dove? Dici a noi! Ti avevano nascosto bene in questa vecchia sacca!
basta. Una vecchia sacca, mon Dieu, dov'è, capitano? Dov'è? Dicci a noi, dicci! No, maledetto, ma non è corro le cloche, ma basta, ma basta, se fa possibile. Comunque, ragazzi, écoutez-moi, maintenant sappiamo che il documento originale è in questa casa. E dove lo cerchiamo? Io direi, intanto andiamo ognuno nella propria stanza e vediamo. Cerchiamolo nella nostra chambre a cuisine. Se poi non lo troviamo, cercheremo con discrezione in tutta la casa. Su, su ragazze, forza, forza. L'ha nascosto bene, quel tirchio del mio fratello. Finalmente t'ho trovato. Solo che mi so anche tagliato con sta lametta arrugginita del cavolo. Capitano! Ma che cosa fate la barba a quest'ora di notte? Forza, andiamo a letto, vi ho detto! Ma che vuoi che sei di? Chi sei? Allora, capitano, andiamo a letto! Basta con tutte queste domande! E poi, chi sono io? Una volta lo sapevi chi ero io, Birbantello, eh? E la cantina buia dove noi... Erano altri tempi quelli della cantina. Forza, capitano, andiamo a letto, via, forza, forza. A letto, con te, la cantina buia. Ma meno male che non mi ricordo. Basta, capitano. Insomma, si può sapere che cosa ci fai qui, che cosa cerchi? Veramente cerco il testamento e... Ma quale testamento che sei ancora vivo? Vivo? Ma che stai a dire? Ma lasciami perdere, che c'ho da fare, lasciami perdere! Ma io non ci capisco più niente. Questo veramente è andato fuori di testa. Cioè, questo è rincoglionito, questo è Alzheimer. Io... I polmoni? E intanto bere! Bere, perché qua, bere le bottiglie in tutte vuote! Ma sei anche vestito da motociclista, ci manca quello. Gualtiero, se non m'aggiusti ste campane ti ci giuro che ti ci levo a ste campane. E pu, mi cerca il testamento. Ma sarà possibile? Io non ci capisco niente. Tu stai a vedere che questo mi fa saltare tutto il piano. E io come posso fare adesso? Questo si è vestito da motociclista, mon Dio, che vorrà fare? Adesso sai che faccio? Quasi quasi devo tutte queste bottiglie, vero? Questo ancora c'è sta cosa che puzza, mi chieda un colpo, ma che è? Un accidente al francese. Sì. Oddio, capitano! Ma che cosa fate, capitano? Voglio morire! Ora è arrivato anche quel pazzo di mio fratello gemello. Fratello gemello? Ma io non sapevo nemmeno che avevate un fratello gemello! Vuole eredità e cerca il testamento dei nostri genitori. Testamento, genitori? Ma che cosa dite, capitano? Non capisco. Il nostro padre l'aveva diseredato e non c'era più visto, ma adesso crede che io sia morto e pretende di avere tutto essendo il legittimo erede. Cerca il testamento per distruggerlo. Ma vostro padre, ma io capitano non capisco, ma che cosa c'entra tutte queste cose adesso? Nostro padre voleva tanto di nipoti a cui lasciare tutto, ma né io né lui avevo figli, lui era un disgraziato, è un uomo di mare, sempre in giro da un porto all'altro. Ma capitano, non è che su questi porti c'è una cantina buia? Ancora ho questa cantina buia, almeno avesse dato un frutto. Maledetto me, sentirsi al centro dell'universo, inseguire tutto per non volere niente. Ma adesso che sono vecchio, oramai ho capito e voglio morire. Ah sì? Adesso vuoi morire? Quasi quasi ti ammazzerebbe io con le mie mani, ti ammazzerebbe, guarda un po'. E invece no, caro mio, ti tocca campare altri due giorni, perché ti ricordo che si la trova il tesoro. Già, ma... Dov'è questo mio tesoro? Io mi sa che ho capito del tesoro.
Comunque ascolta, adesso basta, giva letto, questa metta la via la bottiglia che te mi paghi abbastanza briaco, questa la piglio io, forza capitano, a letto! Sì, sì, prendila tu e ammazzami, nella mia vita non ho fatto nulla di buono. Su, su, portami su. Nella cantina buia. Allora, capitano, qui della cantina buia erano altri tempi, Gimo, giva letto, forza! Sì, amore. Amore. Andiamo a dormire. Sei bellissima! Allo, capitano, gita letto, che siete morto, non vedevi di nessuno, l'ho detto, so! Mamma mia! Viste come vanno le cose, mi sa che questa la tengo io perché potrebbe farmi comodo. Decisamente, devi proprio di sedere qui. Sì, sì, sì. Mica ce l'avete un po' di benzina, no? Gualtiero! Sì. Ah, vedi un po', eh! Tu adesso mi da spiegare che ci fai con la benzina a st'ora di notte? Se la metti in moto che è il cavolo del generatore che in parte. Allora, ecco la benzina, occhio perché ti ci do fuoco sennò, eh! Grazie e buonanotte! Ma mi pipa il culo, buonanotte! Buongiorno vorrei dire! Mi sono manco spogliata per già letto ancora! Ma una sacca, un borsello, sì, ma io, cercare ma questo. Qui, ma proprio sarà? Io, ma non ho trovato proprio niente, ma dove borsello, dove sarà? Pure ma, oddio, un prete, un prete! Madame, sì. Cosa dite? Come no? Ho visto un prete! Era un prete! Era un prete col breviario! Madame, je suis Jacobin! Vedete fantasmi? No, era un prete e leggeva il breviario! Ma oui, oui, un prete! Magari vestito di nero, con le giario in mano! Mon Dieu! Basta, fatela finita e dite la verità! Mesdames, voi non dormite perché cercate qualcosa, vero? Il testamento originale, forse? E se fosse così, bambolo, ricordati che l'erede del capitano sono io. Vorrei dire che sono io ma non l'erede credo, del capitano. Ma non credo proprio, mi dispiace, sora Miuccia, ma sono io l'erede del capitano. Qui io sono l'erede del capitano, lo volete capire? Ma sono io, ma che scherzo! Ma siete piaglieri, voi due, mon Dieu! Basta starnazzare! L'amore, quello vero, quello che abbatte la mia piede nei genti, sono io! Io sono l'erede! Cherchez-vous, madame, cherchez-vous! Trovatelo! Trovatelo pure il testamento originale! Lì troverete scritto il mio nome, Marcel Gourmet, lo chef! Ma che dici? Chef da quattro soldi! Ma che dici, chef da quattro soldi? Ma lascia perdere, sono io l'erede, ma non è possibile! Ma come, ma che dici? Ma che dici? Se fa possibile! Ma basta! Ma fermi, ma voi tre, giusto voi volevo! Ma cosa fate? Ma lei che vuole, signorina, scusi, Giusto, perché a me proprio non piacciono le donne. No? Comunque, io sono l'esecutrice testamentaria, nominata dal tribunale. Quindi adesso sedetevi e ascoltatemi bene. Certo, perché ho qualche domanda da farvi a riguardo di questa faccenda. Dunque, da quel che dite dai vostri documenti, ognuno di voi attesta la legittimità della vostra eredità. Beh, oui, c'è, se vuoi, della vostra eredità. Io. Sì, no, però, in che rapporti eravate con il capitano? Tipo, per dire, lei, signor Marcel, in che rapporti era con il capitano? Già con il capitano giusto 16 anni fa in una crociera. Una bellissima crociera nei mari del sud su una nave stupenda, la regina del mare. Che notti, che follie! Lo sento ancora! Lo sento! E invece lei, signora Lola? Ah, io,
una quindicina d'anni fa. Ero la regina della Riviera Romagnola. Miseria cantavo, ballavo, per lui, per il capitano del mio cuore. Va bene, abbiamo capito. Lei invece, signora Io? Al Golfo di Baratti. Che passioni incredibili. Io pazzo l'una dell'altro. Sì. Altro che... Sì, va bene. Allora, ora riguardo bene tutti i documenti, certo. Poi domani ne riparliamo, va bene? Adesso andiamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Ah, comunque, ricordatevi che il signor capitano non ha più viaggiato negli ultimi 20 anni. Ma cosa dice, mademoiselle? Cosa dice mai? Il mio documento porta la sua firma, mademoiselle. Anche il mio documento porta la sua firma. Guarda, questo è il documento che conferma, firmato dal suo dal mio capitano, a San Juan de Porto Rico, all'ultima crociera dei Caraibi. E sì. Che notti! Sì, sì, però signori, non avete mai pensato per caso di essere stati presi in giro da qualcuno che si spacciava per il capitano, ma che in realtà non lo era? Ma da chi? Ma da chi? Ma da chi? Ora ve lo dico io, da qua. Oh, Dio. Ma i fantasmi non esistono. Non esistono i fantasmi. Lo sapete chi è questo? Io so io. Ma voi chi siete, anche se facce nuove non mi sembrate? Ma non ti ricordi a Baratti? Ma come? È la regina del mare! Ma che state a dire? Sì, me pare, ma ammazza quanto sei diventato bello più vecchio e brutto! Sono bello tu! Bello lui, ma non possiamo! Avete capito adesso, signori? Lui non è un fantasma, ma... Ma chi è? Il capitano? Ma quello che ha firmato i vostri documenti. Il capitano? No, non il capitano, ma il fratello gemello del capitano. Ma cosa dice mai? Mi si è sempre spacciato per il capitano. Ma che stai a dire, mamma? Ma giù la maschera, signore! Guardi che abbiamo delle prove contro di lei, tipo l'esame calligrafico ed altro, che attestano che la firma è sua e che quindi è falsa. Non è possibile! Io ti picchio forte, siamo divertiti. Ti picchio forte, io. Basta. Fermi tutti, mani in alto. Oddio. Oh, ma che fai? Fermo. Body, guard. Ecco, maestro Moreno, sono arrivato. No, siete adesso in due, no uno. Body, vieni. Ecco. Vieni qua. Che c'è? Signora. Diate che essere, portatelo via immediatamente. Quello? Ma lui? Sì, forza. Voi altri tre sparite immediatamente, gita letto subito. Forza! Mi è ricorso un brivido di terrore. Adesso ci cappo, ma Gualtiero delle Terre di Piero vedrai tu, eh! Gualtiero! Ste campane, me l'arco miglio no! Oh! Se ma... zia, capisco una cosa però. Anche tu! Ma perché avresti fatto tutta sta messa in scena, scusa? Alla fine sì, hai capito che il capitano c'aveva un fratello gemello, che sto fratello gemello era un filibustiere, e hai capito che anche i tre alla fine erano sue vittime. Però non capisco dove arrivè. Perché hai fatto tutta questa faccenda? Ascolta Stella, tu non ti preoccupare. Sarebbe tutte ste cose che vanno come io ho progettato. Non ti preoccupare. E più, io ste cose l'ho fatto per te. Per me? Certo. Ma perché zia l'hai fatto per me? Ascolta Stella, che devo dire in segreto ma ancora nel momento. Però una cosa te la voglio dire. Ma ricordi tu sita a scuola? Certo che mi ricordo. Io sono andata vicino a Firenze, sul Monte Senario, all'Istituto Magistrale dei Servi dell'Ordine di Maria, che pure era tutte femmine. Quello l'ho fatta apposta. Grazie. Ma ti ricordi perché eri da scuola lassù? Certo, sì, perché i miei genitori, che
io non ho mai conosciuto, non c'ero più. E tu hai seguito io i consigli del padre Gabriele, che era tanto amico del capitano, giusto? Eh già, giusto. Il fatto è proprio questo, Stella, che tuo padre... Oddio, quanti... Scusate! Eccolo! Mi cancellavete nel diapason! Diapason? Diapason! Io c'ho anche quello! No. C'ho. Però tu mi da di che ci fai con un diapason! Ma ve le faccio vedere! No, anzi, ve le faccio sentire! Ci farà sentire? Cioè, questo vuol dire accordare le campane? No, Gualtiero! Non mi pare che non è meglio di prima, anzi, mi pare peggio! Ti pare meglio, ma te? No! No, non ci siamo! Oh, Madonna Santa, ma che è? Oddio, ma che è successo? Oh, poretta a me! Ma che è successo? Oddio, ma funziona, il meccanismo funziona! Croce, stai... Il meccanismo funziona, però che le campane toccherebbe fissare meglio! Ma che vuol dire? E che vuol dire, va? Oh, poretta a me! Ma Mortiero è sfondato il piangito! Oh, poretta a me! La campana è caduta, ha fatto un buco, senti il piangito! Oh, madonnina benedetta, fortuna per aggiustare le campane questo! Oh, signore, ma che fare una cosa del genere? Una polvere! Anche tu gli occhi, mia Ida, guarda che casino! Signora, signora! Che c'è? Sotto al pavimento c'era il locale al chiuso, guardate che c'era! Ma... Oddio! Mi sento male! Ecco che apria la chiave! Eccolo! Oddio, Stella, questa... Questa è la tua carrozzina! Come? Di chi è sta carrozzina? È la tua! Io? Ma io che c'entro? Ma io guarda che io sono stata affidata a padre Gabriele perché il mio babbo non c'era più, Ascolta Stella, Ma che c'è? Ascolta, nel tempo dei segreti, mo te devo dire, ma ascolta, tuo padre è lui! Lui? Ma chi? Gualtiero delle Terre di Piero? Ma che ha capito? Ma tuo padre è lui, il capitano! E il capitano è il mio babbo. Già. E il capitano... Voglio morire! Ma capitano, ma che fate? Ma che è sta cosa? Fermi, calma! Ma questo va bene le bottiglie, ma che ci facete? Capitano, ascolta un attimo, ti devo dire una cosa io. La vedi quella signorina lì? Beh, sì, la vedo. E allora? Allora te la ricordi quella cantina buia dove noi... Ma quale cantina buia? Allora, capitano, nel momento questo di tergiversa, quella cantina buia! Basta così, sì. Facciamola finita, con ricordi che nemmeno ricordo. Eravamo ancora troppo giovani e io è il mare che mi stava aspettando. Capitano, tu non t'accordi, o forse non te vuoi accordare, ma io su che la cantina ci sono rimasta. Rimasta? Che vuoi dire? Vuoi dire che... Voglio dire che... della mia vita terrena ho confessato il mio peccato sul silenzio di Gesù.
qua, perdonato la bugia, mi ha però condannato a vagare su queste mura finché la verità non avesse trionfato. Ora posso riposare in pace. Dal diario parrocchiale anno domini 1989, al 27 dicembre. Amen. Mia. Capitano, figlia mia e figlia tua, nella cantina buia eravamo in due. Ah. Hai trovato il tuo tesoro, hai trovato. Oh, ecco. Il mio tesoro. Ora capisco. Ora capisco cosa diceva mio padre. Che il vero tesoro non è nelle cose che andavo cercando in giro per i mari, ma... Questo forse? Sì, questo, ho girovagato per tutti i mari del mondo in cerca di un falso tesoro che non era nelle cose, ma... In una cantina buia? Sì, è vero. Vieni, figlia mia, tu sei il mio tesoro, il tesoro del capitano, ed è per te che d'ora in poi io voglio vivere. Ma non volevi morire? Morire. Ma non volevi morire? Morire. Ma non ci penso nemmeno, io voglio vivere, vivere, vivere! Con voi vorrei, scusate se posso, anche ringraziare tantissimo Giacomo, il ragazzo che è stato con noi di dietro, una cortesia e una gentilezza squisita. Grazie Giacomo, e vorremmo, se ci date la possibilità, fan selfie con voi, per favore. Grazie. Ci siamo fatto. Donaldo, ci scusi se non è stato all'altezza, eh. Chi viene a fare la foto? Io. Arriva, 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 dicevo un attimo che...